Un premio è sempre un dono, ed è però anche una responsabilità. I premi bisogna meritarseli e sono, come dire, anche un'occasione per rilanciare in qualche modo altre sfide, altri percorsi da inventarsi. E è un premio che mi viene dato, come dicevo prima, quasi sulla fiducia, perché esistono i premi postumi, i premi in vita, questo è quasi prematuro, nel senso che il film non è ancora diffuso e così via. Io però sono molto orgoglioso di riceverlo per tanti motivi, intanto perché sono legato all'Abruzzo, a Pescara e così via, e poi perché il percorso fatto durante il film di quelle settimane passate al Vittoriale è abbastanza, il ricordo è abbastanza indelebile, è così potente da averne ancora adesso, dopo tanti mesi, nostalgia. Ognuno di noi desidererebbe avere di D'Annunzio qualche particella del suo genio, della sua scandalosità, che non era soltanto la scandalosità legata alle vibrazioni erotico-sessuali di cui conosciamo tutto, ma era la scandalosità del genio, dello scrivere, della spiritualità, direi, in qualche modo, no? Credo pochi siano riusciti a tenere insieme la spiritualità e la materia in qualche modo, no? Per cui questo sarebbe un grande privilegio, averne almeno qualche atomo, va. Mia madre era di Civita d'Antino, che è un piccolo paese in provincia dell'Aquila. Mio padre invece era, questo vi scandalizzerà, era di Campobasso, era molisano, purtroppo, questo è successo così, è andata così. Quindi io sono stato, insomma, molto legato a questa terra. Mio nonno era anche lui abruzzese e così via. E quando ho girato Non ti muovere, ho voluto fare tutta la parte finale del film, l'ho voluta girare in Abruzzo e in Molise, proprio anche per questo legame qua. Poi sono un grande amante di D'Annunzio, ovviamente, ma di Flaiano anche. Penso che Flaiano abbia insegnato tanto, i suoi aforismi, la sua letteratura, il suo essere politicamente scorretto quando nessuno lo era, negli anni, insomma, quelli là. Quindi, insomma, questa è terra di geni, terra di geni, di montanari e di teste dure, e anche di marinai.